Tre presunti estorsori in stato di fermo a Giarre, bloccati dai carabinieri dopo l'aggressione ad un commerciante. Mobilità del personale, trovano impiego tre lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale a fare da apripista il comune di Via Grande. Calcio, l'appello del presidente Cannavò alla vigilia di Acireale Bari. Il prefetto intanto consente la partecipazione dei tifosi ospiti, saranno 200. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale dedicheremo spazio ai momenti celebrativi del 4 novembre, domani in programma in diversi comuni, ovviamente anche delle ACI. Fare Verde di Acireale impegnata nel promuovere la donazione di sangue, iniziativa che si snoderà per l'intero mese di novembre, parleremo anche di questo. E poi stamattina inaugurato uno sportello di ascolto per le donne vittime di violenza. Dal prossimo martedì sarà operativo. L'iniziativa nasce dalla neocostituita associazione La Rete d'Oro. Andiamo a cominciare con la cronaca nera in apertura. A Giarre tre arresti dei carabinieri per una vicenda legata ad una estorsione a danni di un commerciante. La vicenda ha avuto inizio con una pesante aggressione subita appunto da questo commerciante. Vediamo. Una vicenda ancora sulla quale vige il massimo riserbo da parte dei carabinieri della compagnia di Giarre, avvenuta nella località giarrese, scaturita dopo un'aggressione patita da un commerciante. Tre persone al momento si trovano in stato di fermo in quanto chiamate a rispondere dell'accusa di estorsione. Pian piano sta emergendo un quadro ormai abituale in questo ambito, cioè dapprima la richiesta estorsiva di denaro, poi il materializzarsi di un amico per fare trovare un punto d'intesa così da concludere l'accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Quanto avvenuto però è giunto all'orecchio dei carabinieri, visto che il commerciante non si era piegato alla richiesta di denaro, per cui nei suoi confronti è scattato un raid punitivo avvenuto in via Teatro alcune settimane fa. Mercoledì i militari dell'arma hanno fermato il cosiddetto amico, mentre poi il giorno seguente è toccato ai componenti del gruppo malavitoso, i quali in pratica sarebbero stati, secondo gli investigatori, in combutta con l'intermediario. Il fermo dei due è avvenuto con una vasta operazione che ha visto impegnati diversi militari nella zona dove sorgono una serie di edifici gravitanti su via Teatro, proprio a ridosso dell'area dove avvenne l'aggressione al commerciante. La posizione dei tre è al vaglio adesso dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare la bontà o meno degli elementi raccolti nel corso delle indagini, così da formulare eventualmente una misura cautelare. Qualche mese fa avevamo parlato di nuove prospettive occupazionali per i lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale, per alcuni dei quali dicevamo si prospettava una mobilità dall'Oasi Cristo Re appunto al comune, quindi personale dell'IPAB che veniva come dire impiegato dagli enti comunali. Adesso tutto questo diventa realtà. Tre dipendenti dell'IPAB Oasi Cristo Re lavoreranno infatti presso il comune di Via Grande, primo comune ad attuare questa convenzione, questa mobilità. Vediamo. Un raggio di luce per i dipendenti dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale. Il comune di Via Grande ha avviato l'iter per assumere tre lavoratori, tutti uomini. Due svolgeranno la mansione di manutentori, ha spiegato il sindaco Franco Leonardi. Uno sarà operaio generico e l'altro muratore. Il terzo invece svolgerà la mansione di custode. Abbiamo già avuto un colloquio con il direttore dell'ente, ha concluso il primo cittadino. Speriamo di poterli assumere entro il mese di novembre, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo. Via Grande diventa dunque comune apripista, il primo ad innescare un meccanismo di sensibilità nei confronti di questi lavoratori che, pur mostrando competenze e professionalità, in pochi anni hanno visto completamente calpestati i loro diritti retributivi. Nessuno stipendio da troppo tempo, tensioni, umiliazioni, malumori di ogni sorta, lunghe battaglie.
Oggi la speranza è che tutto non sia stato vano. L'auspicio è che l'iniziativa del comune di Via Grande possa essere emulata e seguita da altri comuni dell'Interland. È una bella notizia che i comuni vicini stiano avendo un po' di sensibilità nei nostri confronti. Questo è il messaggio che un lavoratore dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale ha inviato al deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Angela Foti, la quale vede in questa opportunità lavorativa concessa dal comune di Via Grande uno spiraglio di speranza. La pagina politica è stato presentato ieri sera ad Aci Sant'Antonio nella sala pluriuso di Palazzo Cantarella il circolo Lega Salvini Premier, appunto di Aci Sant'Antonio. Il coordinatore è Giuseppe Michalizzi, il suo vice è invece Giampiero Marchese. Il circolo avrà uno scopo aggregativo, è stato spiegato ieri sera, sarà un punto di riferimento e di incontro per tutti gli attivisti che hanno deciso di aderire al partito o semplicemente per coloro che sentono il bisogno di evidenziare le problematiche locali. A dare il benvenuto al nuovo soggetto politico ieri sera il sindaco Santo Caruso, insieme a lui amministratori di maggioranza e di opposizione. A prendere la parola anche Maurizio Ferro, responsabile operativo della Lega per Catania e provincia, e Fabio Cantarella, assessore leghista del comune di Catania. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, torniamo subito. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Sconti fino al 40% su tutte le montature. Vendita soggetta a limitazione. Trova il rimedio naturale al Centro Antichi Tesori della dottoressa Venera Caltabiano, ora nel nuovo locale più ampio in Corso Savoia 1 a Cireale. La dottoressa Caltabiano, nutrizionista da oltre 25 anni, offre la sua professionalità con consulenze gratuite sull'alimentazione e diete personalizzate. Oggi vi offre la possibilità di scoprire attraverso il test del DNA problemi legati ad intolleranze alimentari, stipsi, cefalee, gonfiori addominali, stanchezza, ritenzione, oltre a prevenire tante altre patologie. Centro Antichi Tesori, vasto assortimento di prodotti fitoterapici, erboristici, alimenti e dolci bio. Per chi soffre di dermatite o allergie della pelle, intimo e abbigliamento bio. Per i bambini, giocattoli in legno e peluche bio. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non, che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Plaza Toast ti porta al cinema. Prova il menù Cine Toast che comprende un toast, una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il Margherita Multisala. Da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci, 30 scelte, tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro di arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti, energetici, disintossicanti o rinfrescanti. E novità, toast anche per celiaci. Plaza Toast, aperti a pranzo e a cena in Piazza Garibaldi 13-14 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345-816-20-22. La nostra moda da VSK
Kids, ovviamente! Da OVS Kids sono arrivati centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno-inverno. Prova da OVS, scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo dal corredo 00 ai 14 anni. OVS Kids, moda colore, moda fantasia, moda allegria. Per bambini e ragazzi a cui piace muoversi in libertà, un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. OVS Kids, ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416. A posto? A posto! A posto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z, da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto, in tutta Italia, in 1800 centri. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. A San Martino, risate, musica, castagne e vino. Sabato 10 novembre, in piazza Madonna della Pace ad Acireale, San Martino, castagne e vino. Durante la manifestazione, sagra gastronomica, prodotti tipici, fiera del baratto, mostra d'auto d'epoca. Alle 19.30, rassegna musicale con artisti vari di canto e danza. Ospite della serata, da Sicilia Cabaret, Loredana Scalia. Organizzazione a cura dell'Associazione Città Domani. Seguici su Facebook. Celebrazioni commemorative ad Acireale, Aci Catena e Aci Sant'Antonio domani in occasione della festa dell'unità e delle forze armate. Vediamo. È la storia che viene trasmessa di generazione in generazione per fare in modo che non si dimentichi. Quella del 4 novembre rappresenta la giornata dell'unità nazionale delle forze armate per ricordare la resa dell'impero austro-ungarico e la fine del primo conflitto mondiale. In ogni città in occasione di questa giornata vengono messi in programma dei momenti celebrativi. Ad Acireale in mattinata nella sala consiliare del Palazzo di Città si svolgerà una cerimonia a cui prenderanno parte le associazioni combattentistiche d'arma cittadine, oltre che le autorità civili, militari e religiose. Se le condizioni meteo dovessero essere favorevoli, in piazza Garibaldi sarà deposta una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti. Alla giornata prevista la presenza degli studenti degli istituti comprensivi del Loco, che intoneranno canti patriottici accompagnati dal complesso bandistico Città di Acireale, diretta dal maestro Salvo Miraglia. Stesso copione ad Aci Catena con due cortei che partiranno dal Monumento dei Caduti di San Nicolò fino a Piazza Allegra, mentre il secondo da Piano San Filippo incrocio via Croce fino al Monumento dei Caduti per la deposizione della corona d'alloro. A concludere la mattinata un altro momento celebrativo ad Aci San Filippo, dove il sindaco Oliveri scoprirà una targa per l'intitolazione della piazza al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, già prefetto di Palermo. Anche Aci Sant'Antonio ricorderà il 4 novembre con un corteo che dalle 17 del pomeriggio partirà dalla zona Quattro Canti di via Vittorio Emanuele fino a Piazza Maggiore. Qui sarà reso omaggio ai caduti in guerra, accompagnato da un momento di riflessione. E sempre domani alle 18 nella parrocchia San Giuseppe di Mascali, presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale, avrà luogo la consacrazione dell'altare. Relazioneranno Don Raffaele Stagnitta, cerimoniere del vescovo, e l'architetto Giusi Stagnitta. E invece dello scorso sabato la notizia riguardante l'intervento di sostituzione lampade della pubblica illuminazione ad Aci Sant'Antonio. Erroneamente nel servizio abbiamo mostrato un numero verde a cui i cittadini si sarebbero potuti rivolgere per segnalare guasti e disservizi. Il numero in questione risulta tuttavia essere superato e non più in funzione. I cittadini dunque, ci preme l'obbligo sottolinearlo, dovranno rivolgersi unicamente all'ufficio comunale di competenza.
mese di novembre dedicato a livello nazionale alla raccolta di sangue in occasione del centenario della fine della Grande Guerra. L'iniziativa è frutto della collaborazione fra le associazioni Fare Verde e Sottufficiali di concerto con i gruppi operanti anche nel territorio acese. Vediamo. Prende il via domani una meritoria iniziativa, frutto della collaborazione fra l'Associazione Ambientalista Fare Verde, l'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia e i diversi sodalizi che si occupano della raccolta di sangue. Anche a Cireale si è mobilitata in tal senso con l'Associazione Fare Verde, diretta da Nello Zappalà, a coordinare il progetto nato a ricordo del centenario della fine della Grande Guerra, che vide un gran numero di giovani donare la loro vita per la patria, per dare alle generazioni future una Italia migliore. Cerchiamo di portare avanti un messaggio che dovrebbe essere già un messaggio naturalmente insito in tutti noi: donare sangue. Donare sangue in questa occasione per tutto il mese di novembre a ricordo dei caduti della Grande Guerra, che loro hanno versato il loro sangue. Noi cerchiamo di fare una piccola opera di bene. Il nostro sangue, noi ne abbiamo abbastanza sangue, se lo andiamo a donare di tanto in tanto riusciamo a risolvere tanti problemi, a salvare anche delle vite umane. L'Italia tra i paesi, tra le nazioni europee, non è proprio ai primi posti come donazione sangue, non sta messa male, siamo messi abbastanza bene, però ci sono tante persone che hanno bisogno di questo prezioso liquido, quindi in occasione del 4 novembre e per tutto il mese di novembre invitiamo la cittadinanza, chiunque possa farlo, a donare il proprio sangue presso le associazioni che ci sono, Avis, Frates, Misericordia e quante altre ci possono essere nel territorio, ricordandovi, se potete, se ci riuscite, di menzionare, cioè, questo il mio sangue questo mese lo dono in memoria dei caduti della Grande Guerra. Non è un revival, non si vuole così inneggiare alla guerra o a fatti tragici avvenuti, ma è soltanto un ricordo, una memoria di chi è caduto, anche per darci la possibilità di vivere oggi questa vita. Per quanto riguarda la sezione Avis di Via delle Terme, oltre domani, porte aperte per la donazione anche nella mattinata di lunedì. Per quanto riguarda invece il gruppo Donatori Sangue Fratres, la giornata di donazione, la prima riguarda il mese di novembre, è prevista per sabato 10 novembre, con orario dalle 8 alle 12. Dal prossimo martedì sarà operativo ad Acireale uno sportello di ascolto per le donne vittime di violenza. Questa mattina l'inaugurazione. Arriva da Acireale uno sportello di ascolto volto a sostenere le donne vittime di violenza. Dal 6 novembre sarà operativo presso i locali dell'Istituto Ettore Majorana di via Felice Paradiso numero 2. L'iniziativa è dell'associazione La Rete d'Oro, costituita da pochi mesi e che vede al suo interno donne qualificate che hanno voglia di abbattere quel muro di silenzio che paralizza non solo le donne vittime di violenza, ma anche i familiari e i conoscenti, troppo spesso muti testimoni di questo fenomeno. Un aiuto a combattere l'indifferenza di chi vede ma non parla o di chi vede ma non riconosce i segnali di quella che può diventare una violenza economica, fisica o psicologica. Le donne avranno sostegno legale, psicologico e sociale. Le operatrici dello sportello hanno tutte seguito un corso di formazione. Tra le volontarie vi è anche Teresa Privitera, il già consigliere comunale, che tempo fa si batté molto affinché il sostegno alle donne vittime di violenza da Cireale non restasse un'idea ma diventasse una realtà. A presentare l'iniziativa stamattina è stata Lella Cutuli, presidente dell'associazione La Rete d'Oro. L'associazione è formata da avvocate, psicologhe, sociologhe e assistente sociale, tutte donne specializzate e formate nell'ascolto per aiutare le donne a poter trovare un modo per uscire dal tunnel della violenza. L'associazione fra l'altro si occupa anche di altre iniziative, naturalmente iniziative culturali, di informazione, di rapporti con le forze dell'ordine e con i servizi sociosanitari e anche di progetti educativi nelle scuole. La nostra attività per
per il momento ringraziamo i proprietari della scuola, il dottore Fasone e le dottoresse Filetti, che ci ospitano presso l'Istituto Ettore Majorana in via Felice Paradiso 2, nell'attesa di poter avere una sede definitiva e adeguata. E lo sportello sarà aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30, ma noi saremo sempre reperibili con un numero di cellulare H24 che è il 320 92 97 657. A 90 anni dall'eruzione che distrusse Mascali, l'Osservatorio Ateneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con il Comune di Mascali, l'Archivio Fotografico Toscano e l'Associazione Mascali 1928, presenta una esposizione fotocartografica e una conferenza sull'evento eruttivo che colpì la cittadina fra il 6 e il 7 novembre appunto del 1928. L'appuntamento è alle 16 di oggi pomeriggio presso il Duomo di l'appuntamento è alle 16, scusate, di sabato 10 novembre, quindi il prossimo sabato, presso il Duomo di Mascali, con una conferenza dal titolo L'eruzione dell'Etna del 1928 fra vulcanologia, storia e suggestione artistica. Ma già oggi, già domani, scusate, alle 18.30, presso l'ex asilo Rosa Maltoni, Maria Ausiliatrice, in piazza 4 novembre, sarà inaugurata la mostra appunto di cui vi parlavamo, la mostra fotocartografica itinerante denominata Etna 1928, la distruzione di Mascali. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità nella terza parte, lo sport. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Di nuovo tutti a scuola! Di nuovo tutti al lavoro! Di nuovo tutti in gioco! Di nuovo per tutti, tuo marchio ottica e fotografia, con una grande promozione per i nuovi occhiali. Acquistando un occhiale Junior o Teenagers da vista, con lenti antiriflesso e, se si vuole, anche con il Blue Control, una lente su due è in omaggio! In più avrai un coupon sconto famiglia del valore di 55 euro per l'acquisto di un altro occhiale. Richiedi la OXO Family Card. Tuo marchio ottica e fotografia è un negozio OXO. Ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Offerta valida fino al 17 novembre 2018. Il mese della prevenzione. Effettua il tuo test. Fornace 41. Il piacere di socializzare. Tra un drink e un bicchiere di vino, ti incontri, ti diverti, socializzi e trascorri piacevoli momenti di relax. Fornace 41. Drink, wine bar, sweet and soul, musica, eventi, cortesia e tanto altro ancora. In un'atmosfera unica, riservata ed elegante. Fornace 41. Il social bar. Ad Aci Castello in via Fornace 41. Fai un drink speciale. Mettici un pizzico di te e tutto il mondo da scoprire da Fornace 41. Signor Canedda, siamo a casa nuova, si sveglia. Ma che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è? Mi mandassero già tutte cose. E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza. Ti montano e ti smontano che manco te ne accorgi, è un sogno. La Sicilia traslochi. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai?
Macelleria Cannavò, tradizione di qualità. I nostri animali sono siciliani perché nascono e crescono nella nostra terra, dove vengono allevati all'aperto con tanta cura e con alimenti naturali. Macelleria Cannavò fa parte del Consorzio Carni di Sicilia. Scelgo la qualità per la mia famiglia. Il Consorzio Carni di Sicilia valorizza la tipicità e qualità della carne bovina siciliana, certificandone la provenienza attraverso l'etichettatura volontaria. Macelleria Cannavò, gusto e qualità sulla tua tavola, con specialità pronto cuoci, che se vuoi puoi gustare anche nel nostro ristorante. Macelleria Cannavò, Viale Regina Margherita 1820, a Cireale. Carne a sicilianità garantita. Opel Carlo Rocks, il mini SUV da città. Opel Carlo Rocks, a riposto da Gida Auto Point, presso centro commerciale Conforama. Amore, il mini SUV da città Opel Carro. Questa voglio. Amore, ti piace la nostra nuova macchina? Mamma, è bellissima la nostra Opel Carlo Rocks. Gidauto, concessionaria Opel a Catania, in via Brancati 2545 e a riposto Gidauto Point, presso centro commerciale Conforama. È arrivata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E non sana, darei da. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Parliamo di calcio in apertura di terza parte. E in questi giorni abbiamo parlato tanto di Acireale-Bari, una gara che rievoca tanti ricordi, una gara che torna al Tupparello dopo 24 anni. Ci trovavamo allora in Serie B, un palcoscenico certamente migliore di quello attuale, ma nonostante si tratti di una gara di Serie D, le attenzioni nazionali si concentrano domani su Acireale, appunto per Acireale Bari. Vediamo. Acireale Bari si giocherà con i sostenitori di entrambe le società. Il prefetto di Catania infatti ha rimodulato il provvedimento che in un primo momento vietava ai tifosi ospiti la partecipazione alla gara e poi ne consentiva una partecipazione parziale ad appena 50 unità. Potranno invece essere 200 i tifosi biancorossi nel settore ospiti dello stadio Tupparello. La conferma è giunta nella tarda mattinata odierna. Il prefetto, accogliendo le rimostranze della Acireale Calcio, ha permesso la vendita di 150 tagliandi in più a favore dei tifosi biancorossi. A buon fine è andata la richiesta della rivisitazione del provvedimento impugnato dalla società Acireale, che a seguito del nuovo provvedimento ringrazia oggi gli avvocati Mariangela Pappalardo e Ninni Feminò, ringrazia pure la prefettura e la questura di Catania per la sensibilità mostrata al riguardo. Siamo soddisfatti per questa soluzione intermedia che comunque poteva essere già presa in tempi precedenti, e comunque credo che quando una società ha un settore omologato per 500 posti non ci possono essere restrizioni, perché non vedo la differenza fra 50, 200 o 300, 400 i tifosi che possono venire. Lo stesso lo Stato deve garantire la continuità territoriale, lo Stato deve garantire la sicurezza con l'impegno delle società, ma le società sia della Acireale che del Bari hanno dimostrato massima disponibilità e massima soprattutto organizzazione. Io di questo ne sono felice, perché insieme al direttore Fasone oggi abbiamo costruito una società a modello, ci arrivano complimenti da tutta Italia e soprattutto stiamo affrontando le difficoltà che giornalmente ci vengono portate
con serenità e soprattutto con serietà, che è quella che vuole contraddistinguere questo progetto sportivo che sta andando avanti con sacrifici, con la grande collaborazione degli associati dell'associazione Noi Siamo Cereale, che stanno sistemando il campo, ripulendo i sedili, sistemando le bandiere allo stadio che non c'erano da oltre un decennio. Devo dire un grande clima positivo. L'appello è quello di veramente riempire questo stadio Tupparello, riempirlo in ogni ordine di posto. Abbiamo un'agibilità completa, siamo pronti con l'organizzazione, abbiamo fatto un prezzo speciale per le donne di 5 euro, per cui credo che su questo nessuno ci può dire niente. Abbiamo lasciato gli stessi prezzi perché riteniamo che il pubblico è il 12° uomo in campo. Domani questa sfida importante che vedrà a Cereale, alla ribalta nazionale, saremo in diretta nazionale su DAZN, saremo su tutti i giornali nazionali, lo siamo stati in queste ore. Ci hanno fatto i complimenti per la nostra presa di posizione, perché credo che a Cereale ad oggi c'è una società seria ed organizzata. Un Tupparello, a sentire dunque il presidente Cannavò, che dovrà essere il 12° uomo in campo. La sfida fra Cereale e Bari evoca bei ricordi a tutti, ai tifosi della Cereale che riuscì nei minuti di recupero a centrare un importante successo salvezza, e ai tifosi biancorossi che al termine di quella partita nel 94 si ritrovarono in Serie A pur tornando a casa con una sconfitta. In casa granata l'auspicio è adesso quello di riuscire a compiere un altro miracolo, visto che il Bari torna al Tupparello a distanza di 24 anni e sempre con i favori del pronostico. Il miracolo sportivo di fatto è domani assistere a una partita di questa importanza, perché Cereale Bari rievoca quello che appunto dice poco fa, 24 anni fa è stato, quando entrambi festeggiarono la Cereale la permanenza con il gol al 93° di Pasquale Lo Giudice, e il Bari festeggiò la promozione. Quindi domani grande attesa, grande partita, grande spettacolo, la gente, la tifoseria sta preparando veramente tanto, sta lavorando tanto, e i ragazzi sono caricatissimi. Devo dire che ho visto durante la settimana una squadra caricatissima, sono giocatori veramente che si impegnano. Ovviamente parliamo, il Bari è una corazzata, è una squadra sicuramente allestita per altre categorie, ovviamente, ma noi ce la giocheremo, se la vogliono giocare i ragazzi ce la giocheremo veramente con tutto l'impegno possibile e immaginabile per far contenta la gente che verrà allo stadio. Parola al campo dunque. Mister Breve dovrà ancora fare a meno dello squalificato Manfrellotti, per il resto sono tutti a disposizione, così come in casa a Barese, dove mister Cornacchini sembra intenzionato a confermare la stessa formazione vittoriosa domenica scorsa contro il Locri. Già stasera sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita nella sede della Cereale, via Kennedy, e domani botteghini aperti a partire dalle ore 10 del mattino. Eccoci finalmente, scrivono i tifosi della Curva Sud Jacopo Polimeni. A Cereale Bari ritorna di scena al Tupparello a distanza di 24 anni da quella famosa gara che ha segnato i sogni e i ricordi di più generazioni di tifosi granata. Adesso come non mai siamo noi gli artefici del nostro destino. Il progetto di autofinanziamento dei tifosi per mantenere viva la società Cereale Calcio merita il giusto tributo in un match come quello di domenica. Confrontarsi in campo, ma soprattutto sugli spalti, con una delle tifoserie più importanti di tutta Italia, è premio e carica. L'unico appello che ci sentiamo di fare è quello di presentarsi in curva con largo anticipo per far sì che si possa organizzare al meglio la coreografia che abbiamo preparato. Avanti a Cereale, avanti Curva Sud Jacopo Polimeni, che sia in gloria o in decadenza, il nostro amore per la maglia granata si chiama senso di appartenenza, così scrivono i tifosi. Nelle altre gare invece dell'ottava giornata in Serie D spiccano il derby Igea-Virtus Marsala e la sfida Locri-Messina, con i peloritani chiamati a tirarsi fuori dalla zona play-out. La San Cataldese va a Castrovillari, il Gela riceve il Roccella, il Troina gioca in casa di una Palmese ancora imbattuta, infine il Città di Messina riceve il Rotonda in una sfida, come dire, all'ultimo sangue tra ultime della classe.
Nel campionato di eccellenza, trasferta proibitiva per il Real Laci domani a Biancavilla. I realini rischiano di incassare ancora una sconfitta, la settima sarebbe in 8 uscite, e restare così all'ultimo posto. Sfida dal sapore playoff tra Giarre e Santa Croce. I giarresi devono subito dimenticare la scoppola subita al regionale nei giorni scorsi dal Terme Vigliatore. La capolista Palazzolo invece riceve la matricola ionica, la San Pio ospita lo Scordia in un'edita sfida play-out, riposa il Rosolini. Nel girone C di promozione gioca oggi in anticipo a Bronte Laci Catena, una delle due capoliste del girone con 19 punti in 8 giornate. L'altra, Laci Sant'Antonio, che vanta una gara in più dei Catenoti, che invece devono ancora recuperare con lo Sporting Pedara, riceve domani il Via Grande. Il Pedara poi ospita i messinesi del Gescal, l'Atletico Fiume Freddo gioca invece a Carlentini. Nel girone E di prima categoria la capolista Villaggio Sant'Agata ospita domani il Nisiana, seconda in graduatoria, sotto di appena un punto. Un derby tutto catanese, insomma, che si preannuncia infuocato. Laci Bonaccorsi riceve invece il Mascarucia per consolidare la posizione playoff. Trasferta ostica per il Calcio Giarre a Palagonia, mentre la Russo Calcio riceve il Militello Val di Catania. Nel girone D di seconda categoria in programma la terza giornata. Il Santa Venerina riceve domani una delle due capoliste, il Caggi, mentre l'altra, la Robur, riceve oggi il Riposto. E sempre oggi il Calcio Lavinaio ospita la giovanile Mascali. Domani la Citrezza riceve il Furci. E adesso uno sguardo anche alle altre discipline sportive, quindi spazio a calcio a 5, pallavolo e basket. Vediamo. Altro weekend ricco di appuntamenti per lo sport acese. Sabato dedicato al calcio a 5 con la Garitta Cireale, che oggi alle 17 ospita il Città di Sortino per la settima giornata del campionato di Serie C1. Gli acesi, reduci dal bel successo nell'ultimo turno contro la PGS Luce, ospitano la formazione siracusana, che in classifica vanta 7 punti proprio come Granata. Uno scontro salvezza dunque per tirarsi fuori almeno momentaneamente dalla zona play-out. In Serie C2 invece di scena oggi la quinta giornata con la Stella Rossa Santa Tecla, che non può più sbagliare in quel di Carlentini. Gli acesi infatti sono ancora a secco di punti all'ultimo posto della graduatoria e per questo sono chiamati in fretta ad invertire la rotta contro una diretta rivale per la salvezza, che in classifica ad oggi vanta 3 punti. Domani poi nella pallavolo femminile di Serie C esordio casalingo in campionato per la Golden Volley AC Catena, che riceve alle 19 la pallavolo Augusta. Le catenote devono riscattare la pesante sconfitta alla prima giornata in casa del Giavi Pedara Volley e bagnare la prima davanti ai propri tifosi nel migliore dei modi. Sempre domani infine nel basket maschile la Cireale gioca nuovamente al Palavolcan per la sesta giornata del torneo di Serie C Silver nel derby contro il Basket Giarre. Un vero e proprio scontro salvezza tra due formazioni che hanno come obiettivo comune quello di salvare la categoria. Nel campionato di Serie D Girone Sud invece il San Luigi Acireale osserva il proprio turno di riposo, mentre il basket AC Bonaccorsi gioca in casa del Melfas Gela Basket per la quarta giornata di campionato. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Pioggia al mattino con schiarite dal primo pomeriggio. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori massimi, 22 gradi, mentre le minime si manterranno stabili, 16 gradi. Venti deboli o moderati, mare agitato. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi. Buon fine settimana a voi tutti. TG Reporter torna lunedì alle 13:40. Arrivederci.